The New Stories. La tua informazione libera. Le conseguenze della mala sanità possono lasciare segni fisici ed emotivi profondi. È quanto successo a Fernando Cluster, 62 anni, e sua moglie Maria, che hanno avviato una causa contro l'Emory University Hospital Midtown di Atlanta. Nel 2022, Fernando si è recato d'urgenza in ospedale per un'emorragia intracerebrale, ignaro che la sua vita sarebbe cambiata drasticamente. L'Emory Hospital è stato accusato di aver perso una parte del cranio di Cluster durante un intervento chirurgico d'urgenza effettuato nel settembre 2022. I medici avevano rimosso un lembo osseo di 12x15 cm, con l'intenzione di reinserirlo in un secondo intervento programmato per qualche settimana dopo. Tuttavia, nel novembre 2022, quando Fernando doveva sottoporsi al secondo intervento, l'ospedale non è riuscito a trovare il lembo osseo. Secondo l'accusa, il personale ha scoperto che vi erano diversi tessuti ossei con identificazione incompleta o mancante, impedendo loro di identificare con certezza quello di Fernando. Di conseguenza, è stato utilizzato un lembo osseo sintetico, che ha causato complicazioni come un'infezione e ha richiesto un intervento chirurgico più lungo. I coniugi Cluster accusano l'Emory University Hospital Midtown di aver prolungato la degenza ospedaliera di Fernando e di aver compromesso la sua qualità di vita. Sebbene la causa non specifichi un importo per il risarcimento, i Cluster sostengono che non esiste una cifra che possa risarcire le lesioni permanenti subite, l'impossibilità di lavorare e il deterioramento dei rapporti affettivi causati da questa vicenda. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.